Un biglietto da visita davvero speciale, che contiene la sintesi dei dati sanitari del proprietario scritti in modo crittografato. Stiamo parlando di PGP Medical Card, uno dei progetti vincitori di Devs4Health, il primo progetto di Open Innovation in HIV promosso da Gilead insieme a medici e pazienti. A spiegarci più in dettaglio di che cosa si tratta è Gabriele Scaduto, che fa parte del team che ha sviluppato questo progetto. Allora, Gabriele, ci spieghi il progetto che avete presentato e quali erano gli obiettivi? Allora, il progetto prevede la realizzazione di un sistema per lo scambio di informazioni sanitarie confidenziali tra il paziente e il personale medico, mediante l'utilizzo di QR code stampati dove risiedono proprio i dati del paziente in modo crittografato. Tutto questo, diciamo che può essere letto solamente da personale sanitario che è in possesso della nostra app realizzata proprio per l'appunto per il progetto in questione. Dal nostro punto di vista il progetto, diciamo che è andato avanti abbastanza bene, gli obiettivi che ci siamo posti direi che sono stati completati. Ora in questa fase qui, che sono praticamente quelli che riguardano il bootcamp, dovranno essere, diciamo, perfezionati. E cosa vi aspettate appunto dai bootcamp? Cosa farete? Quello che ci aspettiamo dai bootcamp sono quello di perfezionare la nostra idea e il nostro progetto. Infatti i bootcamp ci dovrebbero dare comunque la possibilità di affinare il nostro progetto, renderlo un progetto di qualità ed essere al fine di renderlo presentabile, per così dire, a soggetti terzi. Quindi renderlo utilizzabile sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista legato al business plan. Infatti i bootcamp è un corso abbastanza, diciamo, intensivo, viene sviluppato in 40 ore di lezione con vari punti, vari step. Ci sono anche degli step legati a un controllo dell'avanzamento dei lavori, poi per arrivare a un checkpoint finale, che è la presentazione del nostro progetto, con diciamo, le varie skill che abbiamo acquisito, direttamente a Gilead. Ok, e finora com'è stata questa esperienza? Allora, l'esperienza, nonostante, diciamo, il periodo che sicuramente non è dei più rosei, è stata un'esperienza molto positiva, perché questo ci ha dato la possibilità di confrontarci, non solo con altre persone, ma con realtà che, a condizioni normali, secondo me, non avremmo potuto, diciamo, interagire. Un'occasione nel nostro caso, di confrontarci con le associazioni e il personale medico sanitario, con dei mentor che comunque ci hanno seguito nel percorso, diciamo, sia dal punto di vista tecnico legato al linguaggio di programmazione, sia dal punto di vista anche comunicativo. Nel complesso, devo essere sincero, è stata veramente un'ottima esperienza, che non finisce qui, perché la prospettiva non dovrebbe finire non solo anche con i bootcamp, ma dovrebbe in qualche modo darci la possibilità di utilizzare il nostro progetto anche per un'implementazione nel mondo reale.